Questa è la piscina che ha visto nascere i campioni olimpici mondiali degli ultimi 20 anni. In particolare in questa piscina io ho iniziato la mia carriera da allenatore dopo aver fatto le mie Olimpiadi del Los Angeles 84, dove sono stato finalista olimpico. Ho avuto l'occasione di avere il mio primo gruppo di atleti, di giovani atleti. Devo dire di essere stato abbastanza fortunato. Uno, di essere nato qui in questo club così prestigioso e storico, ma ho avuto la fortuna di tirar fuori degli atleti di altissimo livello, alcuni dei nomi più importanti: Massimiliano Rosolino è nato qui nelle mie mani, insieme a Davide Rumolo sono state le medaglie storiche di Sydney 2000, che hanno vinto poi europei, mondiali negli anni successivi, hanno iniziato qua la loro attività di scuola di nuoto. Loro abitavano qui nella zona, in particolare Massimiliano abitava nella zona alta della città, al Pomero. Davide Rumolo abitava nella zona della stazione centrale, vicino alla stazione centrale. Insieme a loro ho avuto la fortuna di prendere come atleti dei giovani ragazzini che poi nel mondo della pallanuoto sono stati atleti di livello mondiale, e voglio citare Fabrizio Bonocore, D'Urso e tanti altri. Negli anni a venire ho avuto comunque altri atleti di livello mondiale che sono arrivati qui al Circolo Canottini di Napoli, vuoi per la storica tradizione di questo circolo, la grandezza di questo circolo, di questa società sportiva che ha investito sempre tanto nel mondo dello sport, atleti come Stefania Pirozzi, che ha fatto ben 3 Olimpiadi, Davide Natullo, ultimi ma non ultimi, Mario Sanzullo e a Domenica Cerenza. Mario Sanzullo in particolare è nato qui anche lui, anzi in verità è nato nella piscina di Ponticelli, che la Canottini di Napoli ha gestito fino a qualche anno fa, insieme alla Cerenza, che sono diventati dei campioni di livello internazionale partecipando alle Olimpiadi. A Cerenza in particolare quest'anno farà la sua seconda Olimpiade come atleta nato qui al circolo. Attualmente sono anni che ormai portiamo alle Olimpiadi qualche atleta nel mondo del nuoto, e sono i nomi di cui parlavamo prima. Oggi stiamo ricominciando un nuovo ciclo. Abbiamo, come tutte le società sportive, subito l'arresto e lo stop dovuto alla pandemia e dovuta, diciamo, all'impiantistica napoletana, che non ha vissuto dei bei momenti. Tanto è vero che adesso la nostra piscina, quella che ha tirato fuori tanti atleti anche a livello pallanuotistico, quella piscina di Ponticelli, che per noi rappresenta una cosa veramente importante per tirare fuori i ragazzini in una parte della città dove è importante anche fare attività sociale oltre che sportiva. Quindi, facendo un connubio di questi due fattori molto importanti, si aspetta di riaprire anche gli altri impianti sportivi per tirar fuori ancora degli altri ragazzini. Abbiamo adesso una 50 di giovani allievi e speriamo per le prossime Olimpiadi di portarne almeno uno qualificato. Come impianto abbiamo la bellezza del Golfo di Napoli, e che quindi abbiamo l'opportunità di utilizzare anche il mare per poter fare il nuoto in acqua libera. Ecco perché siamo stati più avvantaggiati degli altri e abbiamo tirato fuori anche nel mondo delle acque libere veramente tanti atleti che adesso fanno parte della nazionale: Ginevra Taddeucci, Acerenza, Manzi, Sanzullo, veramente tanti campioni a livello nazionale. Pensiamo che quest'anno abbiamo piazzato 5 atleti su 10 agli Europei Juniores di nuoto in acque libere. Quindi, diciamo, la nostra vocazione è fare nuoto ad alto livello, in piscina e in acque libere.